C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Siamo ancora qui con voi, con la nostra rubrica di informazione finanziaria. Un po' la facciamo certo. Molto semplice, in modo da spiegare le cose. Poi nel tempo vediamo se io divento bravo, che se riesco a farti domande più difficili, vuol dire che abbiamo, se capisco io, capiscono anche gli altri. Con me, al solito, è Giancarlo Marcotti. Salve a tutti. Vi ricordo che è un noto consulente finanziario che ci ha seguito nel percorso di chiarimento di denuncia della situazione della Banca Popolare di Vicenza in particolare, ma anche di Veneto Banca dal 2010 in poi, e purtroppo lui e io avevamo ragione. E poi lui è direttore di finanzainchiaro.it, che è un web magazine di finanza totalmente indipendente, perché è il suo, quindi non risponde, assolutamente. Risponde ai lettori. Se scrive cose sensate lo leggono, se scrive cose non sensate non lo leggono. Ecco, un po' come Vicenza Più, no? Diciamo. Certo. Allora, nell'ultima puntata abbiamo parlato molto di euro, di rapporto tra i valori reali all'interno dell'Europa, dei cambi tra euro e dollaro, e abbiamo detto che sostanzialmente poi alla fine il fenomeno strano che avviene è questo, che normalmente un paese più povero di un altro ha una moneta anch'essa più debole della moneta dell'altro, e con questa moneta più debole e i cui cambi sono fissati dal mercato, riesce in qualche modo a recuperare competitività e, se ben gestita, può rimettersi in sesto. Perfetto. Paradossalmente, con un euro moneta unica dell'Europa, in cui però l'Europa non è unita, per cui le realtà interne all'Europa sono molto diversificate fra di loro a livello di normativa fiscale, di costo del lavoro, e c'è il paradosso per cui i paesi più poveri o meno ricchi, vediamo l'Italia, no? Non sarà il più povero, ma è meno ricco della Germania e di altri paesi, hanno il proprio euro che di fatto vale di meno dello stesso euro ma tedesco. Quindi il paese più ricco addirittura, in forza della sua bravura, essere efficiente e così via, ma essendo legato a una moneta unica, guadagna ulteriore competitività, perché il valore della sua moneta, della moneta europea nel suo paese, è inferiore a quello di quella stessa moneta in altri paesi. Allora, torniamo un po' alle origini. L'euro nasce, così correggiamo anche una data che so che ci teneva a correggerla, esatto, e nasce sì. Come e con quale cambio? Perché quella certo, è la cosa, certo, secondo me, certo. È la genesi, positiva o negativa, vediamo. Certo, allora, no, te ne avevo parlato appunto Giovanni, che mi sono accorto, rivedendo la prima puntata, di aver detto che il cambio è stato fissato il 31 dicembre del 1999. Cambio euro nascente, lira morente. Esatto. E nella realtà è il 31 dicembre 1998, in pratica il 1 gennaio del 1999. Quindi ci sono stati 3 anni dalla fissazione del cambio al momento in cui invece le persone hanno avuto in tasca le banconote di euro. No. Però in quei 3 anni lì, comunque, solo per fare un esempio, per esempio, le borse valori erano già valorizzate in euro, cioè quando non si doveva scambiare la moneta si poteva gli estratti conto arrivavano con la doppia moneta, con la potevano doppia arrivare lira-euro, no? Lira-euro, quindi per abituare anche le persone a questo cambio qua. Ma se vogliamo, quindi arriviamo alla genesi, i cambi erano stati decisi già 2 anni prima, non erano stati fissati, ma erano stati decisi. Allora, in pratica, il tutto nasce con gli accordi di Maastricht.
Quindi Maastricht, questa bella cittadina, non particolarmente bella, ma comunque... Insomma, cittadina. Ridente cittadina olandese in cui che diventa famosa perché in questo luogo vengono firmati questi accordi che poi faranno appunto nascere l'Unione Europea e l'euro. E appunto con Maastricht si parla di convergenza, cioè si fissano dei parametri e si invitano tutti i paesi aderenti a prendere delle politiche che dovrebbero convergere verso questi parametri. I due parametri fondamentali che tutti ricordiamo sono il deficit, cioè il debito che può essere fatto in un anno particolare, che non doveva superare il 3%. Del prodotto interno lordo. Del prodotto interno lordo, giusto, hai perfettamente ragione. E il debito invece che è appunto la somma di tutti i debiti accumulati nel tempo. Nel tempo, che non doveva superare il 60% del prodotto interno lordo. Quindi noi avevamo dal 92 al 99 per far convergere verso questi parametri. Nella realtà noi non ci siamo riusciti, abbiamo sempre avuto anche in quegli anni soprattutto un debito superiore al 60%. Detto questo però, come sapete, alla fine ci hanno fatto rientrare in quest'euro. Sembra che ci abbiano fatto un favore, nella realtà ci hanno massacrato. Okay. Beh, nel mondo degli affari, quando qualcuno fa, lo dico ex post, quando uno fa un favore, generalmente c'è il trucco sotto, no? Dietro c'è la fregatura. Sì. Comunque, poi ovviamente una cosa fondamentale era stabilire questi tassi di cambio, perché una volta stabiliti questi tassi di cambio non potevano più variare, ovviamente. Allora, per l'Italia è uscito questo numero che è molto strano, nel senso che... I decimali, no? Che è 1936,27, ma per la verità i numeri strani sono avvenuti dappertutto, perché... Sì, è un algoritmo, che calcolava... faccio l'esempio, la Germania è 1,955, poi un'altra serie di numeri ancora avanti, quindi voglio dire... Non si potevano fare dei cambi. Non si poteva arrotondare, no? Perché arrotondare su un'economia così grossa poi significa cambiare di tanto. Esatto. Quindi quello. Però comunque non potevano essere molto diversi da quelli che erano già, che il mercato prezzava già. Però anche qualche lira di differenza poteva fare appunto la differenza. In molti, successivamente, visto le delusioni che abbiamo avuto in ambito economico dall'introduzione dell'euro, hanno ritenuto che fosse il cambio originario l'errore del sistema, del nuovo sistema. Cioè che fosse stato sbagliato il cambio. Il cambio. Allora, chiarisco subito e poi lo spiego perché. Non c'entra niente. Il cambio era quello corretto, se vogliamo anche, perché alla fine è stato fatto proprio una contrattazione tra il ministro Ciampi e l'Europa, ci hanno anche dato... Il governo Prodi, giusto? No? Governo Prodi, esatto. Ci hanno anche dato qualche lira di aggiustamento, ok? Non è che... chissà che cosa, ma insomma per chiudere quella trattativa lì i tedeschi hanno detto ok, va bene. Ma il fatto è che quel cambio lì era giusto, cioè quei cambi erano i cambi praticamente del 1997 e anche se venivano stabiliti nel 99 c'era un po' l'impegno di tutti gli stati a mantenersi più o meno su quei cambi, proprio perché si voleva evitare che uno stato, magari un paio d'anni prima del 99, cioè del dicembre 98, insomma, primo gennaio 99, cioè della fissazione del cambio, avrebbero magari svalutato, tra virgolette, la loro moneta. Per entrare in maniera competitiva. Per entrare in maniera competitiva. Quindi
Cioè, già dal 97 le cose poi non sono... È come se l'euro fosse un po' nato nel 97, mettiamola sì, chiaro, così, chiaro, insomma, chiaro. Passi l'imprecisione, ma insomma... Però il dato era giusto. C'è una cosa adesso... Che poi è rimasto bloccato lì. Chiaro, che poi è rimasto bloccato lì e soprattutto qualcuno avrebbe detto che il cambio era sbagliato perché era troppo poco, cioè... che sarebbe dovuto più o meno essere 1.000 lire per un euro. Come il marco 1 e 1, era quasi 1 a 1, diciamo. Chiariamo subito che se fosse successo sarebbe stato un dramma completo. Sarebbe stato un dramma completo. E purtroppo che hanno sostenuto questa. Ma questo è importantissimo che... perché l'obiezione che viene fatta da chi non va a fondo su cose elementari è che se. Con un cambio quasi 1 a 2, no? Perché le 2.000 lire circa, diciamo 2, esatto. Valeva 1 e abbiamo tenuto conto di un certo valore inferiore della nostra moneta rispetto all'euro. Un cambio 1 a 1 voleva dire che saremmo stati ancora meno competitivi. Perché quando si svaluta si va a far valere di meno la moneta, quindi è un discorso un po' sciocco, diciamo. Ecco. Allora. Purtroppo, dobbiamo dirlo, per altre cose mi è anche simpatico, ma chi ha sostenuto questa cosa è stato anche, e lo è tuttora, Paolo Cirino Pomicino, che ripeto, dal punto di vista politico mi può anche essere simpatico, ma questa persona qua che ha scritto anche un libro in cui sosteneva che il cambio doveva essere 1.000 lire per un euro, era anche ministro del bilancio, cioè noi avevamo come ministro del bilancio una persona che ci avrebbe fatto fallire in 15 giorni. Spieghiamo anche semplicemente perché, perché uno pensa, ah ma se è 1.000 lire un euro, quando lo cambiavo io avevo il doppio degli euro. È vero, cioè chi guadagnava 2 milioni di lire... Avevo guadagnato 2.000 euro. Ecco, quando è stato il cambio normale prendeva 1.000 euro, altrimenti avrebbe guadagnato 2.000 euro. Oh mamma mia, 2.000 euro sono certo. Il doppio più ricco. Ma nella realtà tutte le altre cose in Italia sarebbero così. Quindi tanto all'interno non saresti diventato più ricco perché raddoppiava il tuo stipendio, ma raddoppiava anche tutte le altre cose naturalmente, perché non è che solo lo stipendio cambia a 1.000 lire un euro. Ma soprattutto nei confronti dell'estero noi avremmo, è come se avessimo rivalutato del 100%. Quindi se c'erano due automobili, per fare sempre un esempio che spero che piacciono al pubblico per rendere le cose più semplici, se ci fosse stata la Fiat che produceva una macchina a 10.000 euro e una macchina analoga della Volkswagen a 10.000 euro, ma il cambio fosse stato quello, noi se andavamo a comprare la macchina in Germania ci veniva a costare la metà della macchina italiana, quindi la Fiat non avrebbe più venduto una macchina e la Volkswagen avrebbe invaso tutto il mercato italiano. Ma probabilmente, proprio visto che avevamo un ministro del bilancio che mi stai dicendo che non è che fosse completamente adeguato, probabilmente c'è stata la grande confusione, perché quando si guarda l'economia non bisogna guardare soltanto uno spicchio, bisogna guardare tutto. Certo. Probabilmente c'è stato un mancato controllo del periodo di fissazione dell'euro, di entrata in vigore dell'euro, diciamola così, perché è vero che la sensazione, perlomeno l'economia percepita, sì. c'è questo nuovo termine, no? La temperatura effettiva e la temperatura percepita e così via, è quella per cui quello che prima costava 1.000 lire poi è diventato un euro, quindi in effetti raddoppiando. Però bisogna, qui è un'analisi molto complessa, perché bisogna vedere da un lato il valore della moneta che si ha dal lavoro che uno svolge, e un cambio più favorevole all'Italia sarebbe stato drammatico da questo punto di vista. Se non abbiamo regolato dei fenomeni di riprezzamento in euro dei beni e dei servizi, questo è un fatto interno soprattutto, o di malcostume o di mancato controllo, però secondo me è un po' troppo limitativo. Rimane il dato oggettivo che fissare il cambio dell'euro a della lira a un valore più alto significava rivalutare la vecchia lira, e gli effetti sarebbero stati dirompenti se c'è la verità che a moneta svalutata corrisponde maggior competitività. Certo.
Allora, quello sì, una sola cosa perché mi sento di dirla, si sente spesso questo 1.000 lire, 1 euro, che prima pagavamo il caffè 1.000 lire, poi l'abbiamo pagato 1 euro. Allora, è una forzatura anche giornalistica, perché se fosse stato così noi avremmo avuto un'inflazione del 100%, che nella realtà non c'è stata. C'è stata una inflazione e c'è stato anche questo conta un po', cioè noi per fare i calcoli facili facevamo, come hai detto, 2.000 lire un euro. Sì, esatto. Okay. Allora, nella realtà sono 1.936,27, quindi quella, un 3-4% di differenza. Sì, una certa percentuale già conta. Conta insomma quella percentuale, quindi diciamo che c'è stata una leggera inflazione dopo l'entrata, ma non del 100%, ma senz'altro non del 100%, ed in ogni caso abbastanza limitata, insomma. Ok, ci fermiamo qui. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata, sperando che siate sempre più numerosi. Queste puntate, lo sapete già, sono visionabili in qualunque momento sul nostro canale di YouTube, sulla nostra app. Grazie Giancarlo. Grazie a voi. E grazie a voi che ci avete seguito. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiu.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più.